Buon pomeriggio e benvenuti, ben ritrovati con l'informazione, il telegiornale di Udi News TV, come sempre in diretta, in apertura la cronaca con un recupero da parte del soccorso alpino e dei vigili del fuoco di Venezia di un giovane austriaco. Appunto, i vigili e il soccorso alpino sono stati allertati a Malga Valinis, un ragazzo di origine austriaca era caduto mentre stava sorvolando con un parapendio il laghetto di Malga Valinis. L'uomo si è lanciato e dopo un paio di volteggi ha perso il controllo della vela cadendo al suolo a circa 150 metri dalla cima in una zona di prati e boschi. L'elicottero del 118 regionale era impegnato in un altro intervento ed è stato quindi immediatamente attivato l'elisoccorso del nucleo volo di Venezia Drago 08 che in quel momento si trovava già in volo. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Maniago. L'infortunato è stato individuato, soccorso, imbarellato e verricellato a bordo. In accordo col personale medico delle 118 è stato portato poi su un'ambulanza verso la zona di Meduno. E ancora la cronaca con un grave incidente tra auto e scooter nel primo pomeriggio all'altezza dell'incrocio con Via Giulia nel Borgo San Felice ad Aquileia. Madre e figlio che viaggiavano in sella alla due ruote sono stati sbalzati a terra. Nell'impatto il motociclo è finito sotto la parte anteriore della vettura. I due passeggeri sono rimasti feriti in maniera seria. Il figlio è stato portato in ospedale a Udine con l'eliambulanza, mentre la madre è stata accompagnata sempre al pronto soccorso di Udine con ambulanza. Illeso invece il conducente della Peugeot. E veniamo all'operazione dei carabinieri di Latisana, una banda di ladri che si ritiene dedita ai furti in abitazione, è stata sgominata dai carabinieri di quella stazione che ha eseguito nelle scorse settimane un'ordinanza di custodia cautelare per quattro uomini ritenuti responsabili di un tentato furto in abitazione a San Giorgio di Nogaro commesso il 20 aprile del 2018. Tre sono stati arrestati, il quarto è tuttora latitante. Sono tutti componenti di un vasto nucleo familiare di etnia Sinti, residente in Piemonte tra le province di Asti e Torino. Secondo i militari, i ladri si spostavano dal Piemonte in camper per raggiungere insieme alle proprie famiglie le zone turistiche del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. Poi, mentre donne e bambini rimanevano nelle località turistiche, i quattro uomini uscivano in moto per compiere furti nelle abitazioni. I primi due, un 49enne e un 39enne, sono stati arrestati a Battaglia Terme in provincia di Padova e in provincia di Novara il 6 giugno scorso. Un terzo invece si è costituito poco dopo in carcere a Cuneo a 23 anni. Il quarto invece di 26 è tuttora ricercato. Nel corso dell'operazione i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato anche diversi gioielli in oro di sospetta provenienza furtiva e denaro contante per oltre un migliaio di euro. Nelle immagini li vedete sequestrati anche caschi e abbigliamento da moto usati nel corso dei tentativi di furto in Friuli, targhe false da porre sui veicoli per renderli irriconoscibili, ricetrasmittenti, arnesi da scasso e una schiuma per disinnescare il sistema di allarme sonoro delle abitazioni. Andiamo adesso a Pasiano di Pordenone, dove nella notte c'è stato un tentato colpo al bancomat dell'ufficio postale di via Gianfranco Roman. Alle 3:35 la centrale di telesorveglianza delle poste è arrivata la segnalazione ai carabinieri di Sacile. I malviventi, dopo aver oscurato con un nastro adesivo le videocamere, hanno cercato di manomettere lo sportello, ma non sono riusciti nell'intento, arrecando solo danni di lieve entità alla struttura. Sul posto i militari del comando provinciale di Pordenone, dei carabinieri insieme ai colleghi di Prate del NORM di Sacile. Arrestato un uomo originario dalla Slovenia che stava rubando nella palazzina esplosa giugno scorso a Gorizia per cause ancora da accertare. Ad allertare le forze dell'ordine sono stati i cittadini che avevano visto qualcuno di sospetto aggirarsi proprio tra le macerie della struttura. Stava tentando di rubare i rubinetti e altri oggetti dallo stabile esploso lo scorso 20 giugno in viale 20 settembre 87 a Gorizia, ma è stato fermato dal nucleo operativo dei carabinieri. Lo sciacallo, un uomo sloveno, è stato denunciato per furto aggravato e violazione dei sigilli posti a protezione dell'area dove ha avuto luogo la tragedia che ha ucciso tre persone poco più di 2 mesi fa. A notare l'uomo e a darne notizia ai militari sono stati alcuni cittadini.
L'area è ancora sottoposta a sequestro e non sono mai state accertate, oltre ogni ragionevole dubbio, le cause dell'esplosione che ha sventrato la palazzina poco prima delle 4 del mattino. A fare da innesco probabilmente le bombole del gas situate al primo piano dell'immobile. Nulla da fare per le tre persone che si trovavano in casa in quel momento, Mia Ursic, Silvia Trapani e Fabrizio Facchettin. E proprio Facchettin, che soffriva da tempo di disturbi psichici gravi, potrebbe essere responsabile di quanto successo. Secondo alcune ipotesi, l'esplosione potrebbe essere il risultato di un suo gesto estremo. Ed è stata ritrovata questa mattina intorno alle 7:30 la donna scomparsa da sabato a Forni di Sopra. Dopo l'allarme lanciato dalla madre, i tecnici del soccorso alpino l'hanno cercata tutto il giorno fino alle 22:30 anche con il supporto dell'unità cinofila, perlustrando le zone di montagna che più amava per le sue escursioni. Alle ricerche hanno partecipato anche una squadra del nucleo subacqueo acquatico dei Vigili del Fuoco di Trieste in supporto e colleghi del comando di Udine. Secondo la ricostruzione fornita dal soccorso alpino, questa mattina è stato un abitante di Forni a segnalare la sua presenza all'interno di uno stavolo in località Palas. La donna è stata affidata ai medici dell'ambulanza e condotta a Tolmezzo, non sarebbe in pericolo di vita. Invece veniamo alle operazioni dei carabinieri di Sacile. Ad Aviano sono state scoperte delle truffe online e anche diversi truffatori. Sono quattro le denunce. Ho denunciati un cinquantenne di Catania, un 47enne pregiudicato di Benevento e poi per truffa e minaccia un 27enne di origini indiane. Tutti questi sono truffatori che operavano online. Invece a Sacile è denunciato un 31enne che aveva lasciato il cane dentro l'autovettura sotto il sole rovente. Il ragazzo lo scorso 16 agosto aveva abbandonato il proprio bulldog francese all'interno della propria auto nel parcheggio del supermercato Bennett. Il personale addetto alla vigilanza ha constatato che l'animale si trovava da oltre mezz'ora all'interno del veicolo senza le necessarie cautele per l'alta temperatura e quindi hanno avvisato i carabinieri. E infine a Pasiano di Pordenone è stata eseguita una misura cautelare nei confronti di un marito violento, allontanamento dall'abitazione familiare, colpito da questo provvedimento, un 55enne di Pasiano di Pordenone. L'uomo non dovrà avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie, rispettando una distanza di 500 metri dalla sua abitazione. Denuncia, testimonianze anche da parte dei figli e ripetuti interventi operati presso il domicilio da parte dei carabinieri. Il 55enne era geloso, paranoide, dedito all'abuso di sostanze alcoliche ed era stato isolato dalla moglie che non sopportava più le angherie. Infine, un ragazzo di 19 anni si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Udine dopo una caduta accidentale avvenuta a Castello d'Aviano, un incidente che si è verificato poco dopo la mezzanotte di ieri in un edificio di Viale San Giorgio. Il giovane, per motivi ancora da chiarire, al termine di una serata tra amici è caduto dal parapetto di un appartamento precipitando a terra da un'altezza di 4 metri. Immediati soccorsi giunti con un'ambulanza, un'automedica. Poco dopo il ferito è stato elitrasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Udine in prognosi riservata. Andiamo a Gorizia, dove entro la settimana sarà messo in sicurezza il cavalcavia, contro cui sabato si è scontrato un camion, incidente in cui è morto purtroppo il conducente, il 55enne Gianni Visintini. Il manufatto sarà ricoperto con una rete per evitare la caduta di calcinacci e sarà riaperta al traffico almeno una corsia della sottostante strada regionale 117. Saranno anche eseguite le prove statiche sul viadotto per decidere se eventualmente sarà necessario l'abbattimento. Ne ha parlato oggi il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. Stamattina un vertice con i tecnici di FVG Strade per decidere del cavalcavia contro cui si è scontrato un mezzo di Isambiente, incidente in cui è anche morta una persona. Netto ai noi di questa tragedia, di questo dramma, stamane abbiamo appunto convocato sia i dirigenti del comune. Mi riferisco all'architetto De Luisa con i suoi collaboratori, all'ingegnere Vittori invece di FVG Strade. E la prima preoccupazione nostra era quella di cercare di ripristinare più in fretta possibile, ovviamente,
la possibilità di utilizzare la 56 bis, la strada regionale 117. La garanzia che ci è stata data da FVG Strade è che sin da subito, perciò in questo momento già in corso un lavoro da parte di una ditta specializzata, questa ditta sta cercando di far cadere tutto quanto può cadere dal cavalcavia, perciò con delle percussioni vengono tolti tutti i calcinacci. Lo scopo è quello di, perciò entro la fine della settimana, di riprendere la circolazione, probabilmente su entrambe le carreggiate, ma certamente su una delle due carreggiate. Contestualmente stiamo dando l'incarico invece ad un professionista che dovrà dirci in che condizioni si trova il cavalcavia, che è di proprietà del comune. Nel momento in cui avremo contezza delle condizioni del cavalcavia, decideremo in quel momento se necessario sarà abbattuto, ma noi riteniamo da questi primi accertamenti che probabilmente sarà forse per eccesso di zelo, semmai potrebbe essere contenute le dimensioni, perciò potremmo prossimamente, senza fretta, perché è un cavalcavia assolutamente poco utilizzato, è prevalentemente agricolo, cercheremo perciò, semmai riducendo lo spazio della carreggiata, fare in modo che perciò sia inferiore il peso sulla cavalcavia e che perciò senza grandissimi lavori venga ripristinata anche quella circolazione pure agricola. Rimaniamo nell'Isontino, andiamo a Monfalcone, dove la nave scuola della Marina Militare Palinuro è attraccata in porto, ha fatto tappa a Monfalcone, già 1500 in due giorni i visitatori desiderosi di saperne di più sull'attività di addestramento e le caratteristiche della goletta. E proprio a bordo della goletta c'è per noi Francesca Santoro, che ci racconta tutti i dettagli insieme al capitano della nave. Ben ritrovate, buon pomeriggio Francesca. Sì, buongiorno Valentina, siamo ospiti della nave scuola Palinuro, con noi il comandante Andrea De Natale. In che senso? Questa è una nave scuola? Sì, è una nave scuola perché forma i marinai del domani, quindi qui arrivano che sono universitari, possiamo dire, e imparano il mestiere, cioè che cosa li aspetterà nel loro proseguo di carriera. Quanti sono al momento? 44, allievi marescialli. Hanno terminato il primo anno di studi accademici, ne aspettano altri due e questa è la loro prima esperienza a bordo. Voi avete un itinerario e fate diverse tappe, tra cui appunto Monfalcone. Sì, esattamente, prima di Monfalcone siamo stati a Spalato e la prossima tappa sarà a Otranto, fra una settimana circa. Lei ha detto che per gli allievi questa è un'occasione per conoscere veramente l'essenza del marinaio. Esattamente, questa è una nave di un tempo, è una nave goletta del 1934, per cui qua nulla di automatico, niente, per cui tutto funziona. A me piace dire che questa nave funzioni a sudore, a fatica, per cui qui imparano ad aiutarsi fra loro, a superare le avversità, a diventare uomini nel senso, diciamo, non di genere, ma nel senso di specie, cioè a diventare grandi, adulti, prima di diventare poi marinai. Alle nostre spalle uno dei punti più simbolici di questa nave, che è questa campana. Di cosa si tratta? Scandisce il turno delle guardie, quando si suona c'è il cambio guardia, per cui è molto importante. Prima suona meglio è, prima si va a dormire. Quindi è particolarmente duro questo periodo di addestramento, duro ma proficuo per gli allievi? È giustamente formativo, è intenso direi. Quindi serve a formare le forze dell'ordine del domani, in sostanza? Serve a formare i marinai del domani, sì, attraverso l'impegno, il sacrificio e la determinazione anche nelle avversità. Oltre 1500 le persone che in due giorni hanno voluto visitare questa nave, un grande successo? Veramente un successo, posso dirlo, inaspettato. Non credevo di avere tutto questo successo a Monfalcone. La cittadinanza ha risposto benissimo. Siamo ormeggiati alla fine in un luogo che non è di passeggio, quindi le persone devono avere la volontà di venire a vedere nave Palinuro e devono avere il mezzo, il tempo, quindi vuol dire che è stato organizzato tutto molto bene, non soltanto dalla Marina Militare, ma sicuramente dalla Guardia Costiera, dal Comune, dalla Prefettura, dalla Questura, quindi veramente un plauso a tutti gli elementi di organizzazione qui di Monfalcone. Le domande che le vengono fatte più spesso? Ma come funziona, se questo occhio è vero, è di vetro, se porto la benda, dipende un pochettino dall'età della persona che mi rivolge la domanda, però alcune sono molto molto simpatiche, devo essere sincero. Grazie al comandante, a te Valentina.
Grazie Francesca per questo spaccato della vita da marinai. E adesso invece parliamo di corsi dedicati al mondo della sanità. Sappiamo un mondo della sanità in difficoltà per carenza di personale. A partire dal prossimo ottobre ci saranno i corsi di formazione per 400 nuovi operatori sociosanitari per l'anno formativo 2019-2020. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla formazione Alessia Rosonella a pochi giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto che approva e finanzia i corsi. Sono stati attivati 101 corsi formati 2.282 operatori fino all'anno scorso. L'offerta formativa è destinata a persone disoccupate interessate a frequentare il corso di 1.000 ore al termine del quale si consegue la qualifica di operatore sociosanitario. Sono oltre 400 i posti disponibili. I corsi consentiranno di soddisfare il fabbisogno di operatori individuati d'intesa con l'assessorato alla salute, le rappresentanze della cooperazione sociale, i sindacati anche direttamente dalle strutture dei servizi sociali e sociosanitari presenti sul territorio della regione. I prossimi corsi saranno realizzati a Trieste, a Udine, a Gorizia, a Codroipo, a Cervignano, a Pordenone e a Tolmezzo. La partecipazione sarà gratuita e agli allievi sarà anche erogata un'indennità oraria di 1,50 € all'ora per le ore di tirocinio per la realizzazione da parte del Fondo Sociale Europeo, quindi investimenti che arrivano dall'Europa, sono stati stanziati 2,5 milioni di euro. Veniamo alla situazione politica italiana, le sue ripercussioni, niente giochetti, subito alle urne alla vigilia della giornata cruciale con le attese dichiarazioni del Premier Conte in Senato. Abbiamo chiesto al capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Madama che clima si respira a Roma e quali potrebbero essere gli eventuali scenari anche per i nostri parlamentari dopo questa crisi di governo. Vediamo. Noi ci attendiamo un discorso molto forte di Conte contro la sua ex maggioranza e ci aspettiamo che vada a dimettersi dal presidente Mattarella in serata. Noi avremmo preferito una strada diversa, la sfiducia e poi un percorso che porti direttamente al voto, alle urne e un nuovo governo. Purtroppo in queste ore si sta sempre più rafforzando l'ipotesi di un governo che non saprei come definire in maniera civile, cioè un governo di super inciuccio tra i 5 Stelle, il PD, l'EU e altri pezzi del Parlamento per evitare proprio l'appuntamento del voto che probabilmente passerebbe via gran parte degli attuali eletti sia nel PD che nei 5 Stelle. La nostra posizione, Fratelli d'Italia, è chiarissima, credo siamo l'unico partito in questo momento che chiede soltanto di poter tornare al voto, siamo contrari a qualsiasi altra ipotesi, Conte bis, Conte per, governi istituzionali, governi di passaggio, governi balneare, così sia la scelta, per noi non va bene perché credo che in questo momento l'unica soluzione sia quella del ritorno alle urne. L'ipotesi di un Conte bis, come dicevo prima, per noi è inimmaginabile, l'ipotesi che respingiamo perché è già fallito una volta e rifallirebbe perché tutti i nodi politici che abbiamo purtroppo vissuto in questi ultimi mesi di balla continua si presenterebbero. E adesso invece apriamo la pagina sportiva ritornando sulla partita di ieri dell'Udinese, la vittoria in Coppa Italia ai danni del Sudtirol. Rivediamo le immagini e questa sera alle 23 potete vedere tutta la gara in differita sulla nostra emittente. Intanto le azioni salienti della partita di ieri. Buonasera da parte di Francesco Pezzella e buonasera da Maurizio Ferrari. È l'occasione, la prima uscita ufficiale della stagione, Coppa Italia, terzo turno eliminatorio. L'Udinese affronta il Sud Tirol. Sud Tirol in attacco che prova a distendersi sul settore di destra con il capitano Tait che impegna subito Juan Musso in una parata a terra. Fofana, la palla arriva a De Paul passando per Mandragora. Da De Paul a Pussetto che la mette in mezzo e poi si salva miracolosamente il Sud Tirol con un intervento del portiere. Punta la porta, De Paul, sulla destra c'è Larsen, servito il danese, parte il traversone, il cross è buono, manca il pallone, Lasagna leggermente alto, il cross di Struger Larsen, attacca l'Udinese con Pussetto sulla sinistra, il traversone, palla che attraversa l'area di rigore e poi esce, dove la raccoglie Larsen, il cross, l'uscita di Cucchietti, lascia sul posto Pussetto, attenzione, palla controllata in area di rigore dal numero 3 Fabbri, rimane solo Struger Larsen a guardia della tre quarti, peraltro molto avanzato, la conclusione di Aialo. De Paul, zona tiro, ancora De Paul, Mandragora, la palla sfiora il palo alla sinistra del portiere, Pussetto che la stoppa elegantemente con il destro e poi va alla conclusione a giro.
palla che esce di poco al lato alla sinistra del portiere Cucchietti. De Paul mantiene ancora il pallone tra i piedi, poi serve Pussetto, ancora De Paul, limitare l'area per Fofana che può andare al tiro, il destro di Fofana, la parata di Cucchietti. Fofana, siamo sul vertice dell'area di rigore, parte il traversone di Fofana, il colpo di testa di Mandragora con palla che finisce fuori. E finisce il primo tempo esattamente al 45esimo minuto, 0-0. Attacca adesso sulla destra la formazione di Vecchi con un buon pallone giocato da Casiraghi e il traversone del capitano Tait, il colpo di testa debole di Mazzocchi e la parata di Musso. Adesso De Paul che può puntare l'area di rigore, palla per Lasagna, Kevin Lasagna. Attenzione adesso perché il Südtirol perde palla pericolosamente per l'Udinese con Jaialo che mette Fofana davanti alla porta. Fabbri, anzi Turchetta, Turchetta contro Poku, il cross di Turchetta, attenzione, clamoroso palo di Morosini, è praticamente un cross in mezzo all'area, quello di Gerardi, arriva il gol di Tait, di Morosini. Südtirol chiude gli spazi, il sinistro di Rolando Mandragora, una conclusione improvvisa, fulminea su un pallone vagante e questa volta sono stati i difensori avversari particolarmente distratti. Attenzione a Morosini in zona tiro, palla sulla destra per Petrella, il pallone in mezzo, mamma mia che rischio per l'Udinese, non è ancora finita, grande giocata di Jaiolo, il pallone messo all'indietro per Mandragora, doppietta di Mandragora, 3-1. Esulta il numero 38 in maglia bianconera. Finisce qui 3-1. Tutto nel secondo tempo. Ha aperto Lasagna. Momentaneo pareggio di Morosini e poi doppietta di Mandragora. Abbiamo rivissuto le emozioni della gara di ieri, la prima gara ufficiale dell'Udinese in questa stagione, ma torneremo ovviamente a parlare dei colori bianconeri questa sera all'interno del notiziario delle 19 e ovviamente durante il Tonight a partire dalle ore 21. Andiamo anche sul sito dell'Udinese perché c'è questa notizia che vogliamo registrare, c'è stato il prestito, si è conclusa la trattativa per il prestito allo Spezia Calcio di Simone Scuffet, il portiere si è già aggregato alla squadra, l'Udinese appunto comunica la cessione a titolo temporaneo con diritto di opzione del giocatore Scuffet allo Spezia Calcio, augurandogli ovviamente una ottima stagione, così lo vedete il giocatore, il portiere di Remanzacco giocherà per questa stagione in Serie B insieme ai suoi compagni dello Spezia Calcio. Adesso, prima di salutarci, un rapido aggiornamento su tutto quello che è successo fuori dai nostri confini. Sono bastati pochi secondi a trasformare una giornata di festa in una tragedia, in un bagno di sangue, l'ennesimo a Kabul. Era ormai sera quando un uomo si è fatto esplodere durante una festa per un matrimonio, uccidendo almeno 63 persone e ferendone altre 182. A rivendicare l'attacco è stato l'ISIS in Afghanistan, che con il massacro ha voluto colpire la comunità sciita Hazara nella capitale del paese. Le immagini dei momenti successivi all'esplosione, circolate sui social media, sono raccapriccianti, corpi riversi a terra, alcuni sono sventrati, fatti a pezzi, in mezzo a tavoli e sedie rovesciate. Dei video mostrano donne sconvolte dalla tragedia che urlano e piangono fuori dalla sala della festa che secondo i testimoni era piena di ospiti, in quanto è tradizione nel paese invitare centinaia di persone in occasione delle nozze. Secondo il proprietario della sala gli invitati erano almeno 1200, sia sciiti che sunniti. La mia famiglia, la mia sposa sono sotto shock, non riescono nemmeno a parlare, la mia sposa continua a svenire, ha dichiarato lo sposo a una TV locale, secondo quanto riportato dalla BBC. File di camion ai porti francesi e carenza di medicinali, cibo e carburanti sono gli scenari a cui si prepara a far fronte il governo britannico nel caso il paese dovesse lasciare l'Unione Europea senza alcun accordo, stando a dei documenti segreti pubblicati dal Sunday Times. I manifestanti di Hong Kong usano l'app di incontri Tinder e il gioco Pokémon Go per diffondere informazioni sulle dimostrazioni in atto ed aggirare il controllo della polizia, lo riferisce il tabloide tedesco Bild. Ieri all'ultima marcia pro-democrazia ha aderito oltre 1 milione di persone. È tutto per questa edizione, ci rivediamo più tardi, sempre in diretta alle ore 19.